Buonasera amici di Sportland e benvenuti alla nona giornata del campionato di calcio 11 Gazzetta Football League girone B1. Si affrontano Cromo Calcio e TSO 1991. Vediamo chi avrà la meglio. Adesso aria affollata, angolo battuto dentro, colpo di testa verso la porta, colpito leggermente alto. Ha provato Viscardi. Qui attenzione, tutto buono, eccolo qua, Giovetti Giulio, lancia il compagno, siamo dentro l'area, è tutto buono, conclusione col mancino e salva Vita. Qui occhio alla partenza di Giovetti che è dentro l'area ed è sfortunato nel rimpallo con Artaria che alla fine mette in calcio d'angolo. Punizione. Calciata da Zerbini, la palla va in rete! 1-0! Si sblocca la partita al 24esimo! 24esimo abbiamo detto, Bravo Giove, torna, vai Giove! Qui attenzione, stiamo giocando dalla parte opposta, grande parata di Nencini che esce in maniera provvidenziale. Vita! Calcia dentro, conclusione al volo, cercata dal numero 17 Pagana. Qui occhio, Zerbini calcia col destro, largo di nulla, che occasione per il raddoppio. E allora occhio alla ripartenza rapida, perché è partito ancora Zerbini, la posizione è regolare, la posizione è buona. Zerbini, 1-1. Arriva dal portiere, lo alza e trova il gol del 2-0. Zerbini, questa volta trova il lob vincente. Battuta dentro, colpo dentro, traversa, no, fuori, scusa, traversa dopo che è uscita dal campo. In bocca Vairani, occhio perché c'è tanto spazio per Motti che calcia col destro e manda alto di pochissimo. E finisce qui, finisce con il successo di Cromo Calcio per 2-0, un successo che porta la squadra di casa al sesto posto in classifica, quota 10, quindi balza di ben due posizioni in alto. Allora, siamo qua con Capitan Viscardi di Cromo, qui chiedo subito, è stata una partita intensa, combattuta, lo sapevamo, com'è andata? Ma direi molto bene, finalmente forza siamo Cromo. Riusciti a fare una bella prestazione, sono contento che i ragazzi hanno giocato molto bene, sono contento per la vittoria in casa, grandi raga. Esatto, avete recuperato due posizioni con questi tre punti, dall'ottavo al sesto posto, adesso cominciate a vedere magari anche un po' più in alto quanto ci voleva vincere oggi e faccio la battuta, le telecamere forse hanno dato una spinta in più. Allora, può essere perché effettivamente è la prima partita credo che giochiamo con le telecamere, è una coincidenza però hanno portato bene e questa vittoria ci voleva anche perché è l'ultima partita del giro d'andata e ci fa trovare a metà classifica visto che prima eravamo terzi ultimi mi sembra, adesso abbiamo fatto un bel balzo in avanti e quindi complimenti ai ragazzi. Dai Cromo, dai! Fai vedere anche il premio. Ah certo, esatto, lo zaino, bellissimo zaino, ringrazio Sportland. Magari il capodanno, lo metto qui da bere.